Ciao Marcone, buonasera. Buonasera a tutti. Senti, la prima domanda, ma è più affidabile la penultima serie della Panda o l'ultima? No, le Pande sono tutte affidabili, però quelle vecchie sono meglio, come cantanti. Come i cantanti. E siamo arrivati nell'argomento della serie A. Siamo arrivati. Allora... Poi scusa se ti interrompo, grosso modo, la Panda e il Pistoia Blues Festival hanno... i soliti anni, 35 più o meno, sì, 35 anni. Allora, quest'anno finalmente ho notato che l'amministrazione comunale, in perfetta sinergia con le forze dell'ordine e con la Chiesa, sono riusciti a sgominare questa banda di fricchettoni che invadeva Pistoia per una settimana almeno. E quindi il blues sta filando liscio come l'olio. Il blues sta filando liscio e ordinato alla perfezione, con le bancarelle in fila per tre, solo dove non danno noia, con la musica a un volume piuttosto bassino per non disturbare i piccioni. Però ieri sera abbiamo avuto un grande spettacolo, un grande Robert Plant, che veramente mi ha stupito, perché ha saputo adeguarsi ai tempi. E ora chiaramente non è più un ragazzino e ha tirato fuori una buona dose di spiritualità, ha fatto anche i vecchi classici, è stato molto bello. L'unica cosa, il suono buonissimo, la piazza del Duomo è stupenda, proprio veramente bella. L'unica cosa è il volume, che era un po', anche se il suono era buono, però il volume era un pochinino bassino, direi, cioè l'impianto era un po' sottodimensionato. Ora non so, magari con impianti più grossi c'è anche più problemi di rimbombo. Comunque Robert Plant ha fatto un bellissimo spettacolo. Per quanto riguarda il blues, l'unica cosa buona, cioè il miglioramento che ho notato, è che non c'è più puzzo di piscio per le strade. Se si deve apprezzare qualcosa, avreste veramente una cosa da apprezzare. Tutto bello ordinato e preciso, tutti i vigili, tutti schierati, compresi quelli di Montecatini e Quarrata e Agliana in rinforzo a Pistoia. È stato molto bello questo blues qui. Forse un po' troppo asettico, o perlomeno mi sono chiesto io come mai si vuol fare un Pistoia Blues e poi non fare il Pistoia Blues, perché la sensazione che ho avuto è che sia stata fatta una bellissima manifestazione, ben curata, ben organizzata, con grossi nomi, però è stata fatta proprio nei giorni che c'era il Pistoia Blues una volta. Potevano fare il Pistoia Blues ora e poi magari tra una, quindi verso la fine del mese o a settembre, fare questo bellissimo Pistoia Festival. Tra l'altro Robert Plant, che è un uomo intelligente, ieri sera ha fatto anche un bel pezzo blues, e sicché è stato anche un po' un Pistoia Blues, in quel modo lì ci siamo rientrati. E niente, comunque bello. Ah, veramente un accenno di soddisfazione va data per il palco, perché quest'anno è bellissimo, grandissimo, con dei belli effetti luminosi e tutto, e la gente anche ieri sera era molto felice. Sentivo la gente diceva: ma come mai non ci sono fricchettoni, come mai non ci sono banchettini, era bello lì, portafogli, artigianato, nulla. Ora è tutto molto più standard, cioè si vende solo roba thailandese lì, indiana, e i banchetti bene o male sono un po' uno la copia di quell'altro, a partire da senegalesi, gli indiani, i pakistani. Però se vi andate a rivedere su YouTube, c'è Pistoia Blues 1997, si vede proprio la città, o almeno una parte della città, che interagiva con il popolo che veniva. Si facevano uova sode lì per lì, il caffè con la moca, era tutto un grande campeggio che molto probabilmente per alcune persone era intollerabile. Questo è un peccato, perché era uno scambio di culture veramente originale, e Pistoia era famosa in tutto il mondo per questo festival così un po' alla Woodstock. Senti, però tanti giovani sono venuti da tutta Italia con la maglietta delle Zeppelin ieri sera. Certo, allora, le Zeppelin non c'erano purtroppo, c'era solo Robert Plant, però comunque hanno accennato anche a grandi successi, chiaramente, e ho visto veramente persone che sapevano tutte le canzoni a memoria, soprattutto vecchi fricchettoni di una cinquantina d'anni piangevano dall'emozione, che è veramente bello. Stasera, ora il tempo è un po' com'è, però noi siamo qui che si spera
per farlo rimettere. Ci perché anni fa si sperava che piovesse dopo le serate del blues vere e proprie per lavare le strade. Per pulire, sì, per pulire. E devo dire che è abbastanza tradizione, ma oggi il cielo sta gonfiando e ci sono delle saette veramente brutte. Comunque stasera, se ce la facciamo, Banda Bardot, Mr. Lee Scratch Perry, accompagnato dalla Alpha Band, che sono tutti ragazzi di Pistoia super bravi, e poi dopo Zion Train, che è un bel sound dub. Io spero che questa serata sia veri e ci si risente per i prossimi aggiornamenti. Big up! Benissimo, e così ci racconti anche il carburatore della Panda. Qui, carburatore elettronico. Perfetto. Ciao a tutti.